Un'isola punteggiata dai falò votivi in onore di Sant'Antonio Abate e Sant'Antonio su Vogu, un momento di grande fede che coincide anche con l'avvio del carnevale barbaricino, con le sue maschere spaventose e terribili che affondano le loro origini in un passato ancestrale in cui la natura e l'uomo vivevano in simbiosi. Una tradizione che il cristianesimo non ha cancellato del tutto, ma ha rivestito di nuovi significati. Un rito, quello dell'accensione del fuoco in onore di Sant'Antonio, cui non si è sottratta la comunità di Ottana, dove la festa del santo che riuscì a sottrarre il fuoco al demonio per donarlo all'umanità segna anche la prima uscita dei Boes e Merdules, la maschera tradizionale del paese, seguita da Savilonzana, l'unica maschera femminile del carnevale sardo. La parca che tesse il destino degli uomini e degli esseri viventi, un lascito della cultura greco-romana. Dopo le celebrazioni religiose in onore di Sant'Antonio, la comunità e i turisti si sono dati appuntamento in piazza San Nicola, davanti al santuario, per dare il via all'accensione rituale del grande fuoco. E proprio qui hanno fatto la prima comparsa dell'anno i Boes e i Merdules, con le loro maschere intagliate nel legno di pelo selvatico e le loro pelli di pecora a rappresentare i buoi e i mandriani. Un passo cadenzato, scandito dal frastuono dei campanacci, che ha portato i Boes e Merdules a compiere tre giri attorno al grande falò e mettere in scena la lotta dell'uomo per addomesticare l'animale. Un rituale ancestrale per propiziare la benevolenza della natura verso pastori e agricoltori affinché il loro lavoro nel corso dell'anno dia frutti copiosi. Una richiesta d'aiuto che oggi i devoti rivolgono a Sant'Antonio. Un mix di sacro e profano, quello che unisce festeggiamenti in onore di Sant'Antonio e l'avvio del carnevale barbaricino, che sottolinea quanto le comunità dell'interno non abbiano saputo affondere e mantenere vive le tradizioni pagane con quelle cristiane, che coabitano e sono diventate un momento che unisce la comunità civile e quella ecclesiale.